Eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Qui è l'Associazione Astronomica del Rubicone. Siamo nuovamente live sia sul nostro canale YouTube che sul social Facebook. Benvenuti a tutti, buonasera. Siamo qua in compagnia di Matteo Muzzi, di fianco a me, come vedete. E questa è una serata un po' particolare, diciamo, perché tra le nostre attività e i nostri corsi che promuoviamo da diversi anni, dall'anno scorso abbiamo pensato di introdurre una sezione dedicata ad ambiente ed energia, semplicemente per il motivo che sempre più pressante, sempre più importante si fa diciamo, il tema dedicato proprio alle questioni ambientali e forse nell'ultimo anno, a causa della pandemia, in parte se n'è parlato, ma in parte ce ne siamo anche un po' così dimenticati. E comunque con Matteo abbiamo pensato di riproporre comunque anche quest'anno una serie di serate, di conferenze dedicate, diciamo sull'onda di quelle che abbiamo lanciato anche lo scorso anno. L'anno scorso abbiamo parlato in particolare di Global Warming in compagnia di Emanuele Cambiotti, alias Turisti nel Cosmo. E abbiamo ospitato dal CNR di Bologna Nicola Armaroli, che di fatto ha presentato quello che è stato un po' il suo percorso ed è anche una delle sue pubblicazioni, Energia per l'astronave Terra. E sempre con Matteo abbiamo diciamo, proseguito con alcune tematiche e un laboratorio, un primo laboratorio di autocostruzione a distanza di forni solari. Eh sì, perché con Matteo dal 2016 abbiamo, diciamo, imbastito una collaborazione intensa sulla base di quello che è stato un po' il suo percorso e che sono stati i suoi studi. Matteo è un ingegnere meccanico, diciamo, di formazione, ma si occupa di solare e di appunto tecnologie per quello che riguarda la cucina e quindi forni solari. E dicevo, con lui abbiamo, diciamo, negli ultimi anni proposto dei laboratori in cui i nostri soci e le persone che ci hanno seguito hanno potuto costruire un forno, diciamo, per cucinare solo con l'energia del sole, ecco. Quindi sicuramente come dire, una tematica che sempre di più, diciamo, è importante anche come, diciamo, attenzione verso l'ambiente, verso il pianeta nel quale abitiamo. Quest'anno abbiamo pensato ad alcune serate, sarà sempre Matteo, diciamo, a tenerle. Questa sera parliamo di clima, quindi abbiamo chiesto a Matteo di ripercorrere un po' quello che è l'excursus storico del clima del nostro pianeta e di quelle che saranno appunto le prospettive per il futuro. Abbiamo pensato di parlare anche di pandemia e dell'impatto che questo ha avuto sul clima. È vero che è da un anno ormai che siamo in questa situazione un po' particolare. Probabilmente non abbiamo ancora tanti dati a disposizione o comunque non abbiamo tutte le informazioni con le quali imbastire questo tipo di discorso, però intanto iniziamo a ragionare, a pensare su cosa, come, quando e perché e cosa è successo in questi mesi di fatto, perché lockdown come quelli che ci sono stati sicuramente sono stati importanti, insomma, dal punto di vista anche dell'impatto ambientale. E dopodiché parleremo anche a fine corso di cibo, produzione, consumo e appunto impatto ambientale, ma
come ormai da qualche anno, teniamo buona anche la serata per l'autocostruzione, perché a questo punto la faremo comunque a distanza, del forno solare. Quindi insomma, chiunque avesse piacere di così avvicinarsi anche a questo tipo di tecnologia, ricordiamo che per i nostri soci, tra l'altro, abbiamo diciamo spedito questo libretto, che è un ricettario dove alcuni soci dell'associazione astronomica assieme a Matteo si sono cimentati e, oltre ad averlo costruito il forno, hanno iniziato anche ad usarlo. Ne stanno facendo buon uso anche con delle ricette assolutamente gustose, e quindi insomma consigliamo a tutti di darci un'occhiata e di sfogliarlo. E basta, io non rubo altro tempo a Matteo, e quindi vi auguro a tutti una buona serata, e vi lascio alla presentazione. Naturalmente ricordo che tramite la chat sia di YouTube che di Facebook è possibile eventualmente fare domande, che a fine intervento magari cercherò di girare a Matteo. Buona serata, buon proseguimento a tutti. A dopo, Matteo. A dopo, grazie. Buonasera a tutti. E questa sera parliamo di clima da un punto di vista, come diceva giustamente Matteo, dell'escursus storico e delle proiezioni future. Ho diviso questa chiacchierata in tre parti, come se fossero tre fotografie. La prima è la fotografia attuale del clima odierno, la seconda è una fotografia del clima passato, e la terza invece è una fotografia naturalmente sfocata di quello che potrebbe essere, alla luce dei modelli attuali, il clima futuro 2050 e 2100. Partiamo analizzando un pochino la situazione attuale. Dove siamo? Dividiamo prima di tutto però due concetti molto importanti, che sono quello del tempo atmosferico e del clima, perché spesso e volentieri vengono confusi proprio come definizione. Il tempo atmosferico è la condizione meteorologica specifica in un luogo, in un intervallo di tempo breve. Se avete presente le previsioni del tempo, hanno come intervallo attendibile quello dei 2, massimo 3 giorni. E a studiare il clima atmosferico sono i meteorologi, la scienza della meteorologia, e tiene conto di tutte le variabili locali, su scala ovviamente piccola, quindi. Mentre il clima invece è l'insieme delle condizioni meteorologiche che possiamo osservare in un dato luogo dopo un periodo di osservazione di circa 30 anni. Questi sono i dati dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Non si parla più di meteorologia, ma di climatologia. E per comprendere meglio la differenza tra i due, cioè quindi tra clima e tempo atmosferico, si può pensare a cosa accade quando, per esempio, piove nel deserto. La pioggia nel deserto è un fenomeno momentaneo e locale, mentre invece il deserto di per sé ha delle caratteristiche proprie che conosciamo tutti. Quindi possiamo dire, sintetizzando, che il clima può essere rappresentato dal carattere generale di una persona, cioè quindi come una persona è, mansueta, agitata, iraconda, eccetera. Mentre il tempo meteorologico può essere rappresentato dall'umore di una persona in un determinato giorno. Ognuno di noi può svegliarsi bene o può svegliarsi male, ma in generale il nostro diciamo così, carattere rimane più o meno quello durante la nostra vita. Ecco, il rischio che noi stiamo, a cui stiamo andando incontro adesso invece, il rischio che poi in realtà è una realtà, è quello di modificare il carattere generale del clima del nostro pianeta. Questa è la fotografia delle anomalie globali del clima al 2019. Ora forse saprete che negli ultimi giorni è stato dichiarato il 2020 come l'anno più caldo della storia, praticamente come il 2016, se la sono giocata fino all'ultimo. Forse il 2020 è ancora qualcosina di più. Il periodo di riferimento è quello che va dal 1951 al 1980 come serie di misurazioni delle temperature. A questo proposito vi faccio vedere un video che voi potete, ecco qua, osservare, che è l'andamento della temperatura sul pianeta. Vediamo se riesco a farlo diventare un po' più grande. Ecco qua, l'andamento della temperatura sul pianeta dal 1850 alla data odierna, 2020. Vedete che il pianeta si sta colorando di colori che vanno dall'azzurro al rosso. Vedrete che man mano
che il tempo scorre, in basso notate che c'è un indicatore che si muove alternativamente in alto e in basso e che adesso sta per superare una certa linea, che è la linea dello zero, come potete vedere. Quello zero è la media della temperatura sul pianeta, che ha sempre oscillato fra i meno 0,5 gradi centigradi e più 0,5 gradi centigradi. Vedete che man mano che questo indicatore prosegue si sta spostando progressivamente verso l'alto, sempre zigzagando con punte che procedono in alto e gole che procedono verso il basso. Ma l'andamento, ecco, adesso comincia a essere spiccatamente verso l'alto. Il pianeta, vedete che si sta colorando di colori sempre più scuri. Negli ultimi anni, come potete vedere, i colori sono diventati nettamente più scuri. Il 2016 è stato l'anno più caldo prima del 2020. Ecco, vedete che c'è un'oscillazione verso il basso e ora si torna ai record del 2020. Ed eccoli qua. Bene. Quello che vi ho mostrato adesso non è altro, chiudiamo questa pagina, non è altro che l'andamento delle temperature su tutto il pianeta dal 1850 ad oggi, e mentre questa immagine riguarda appunto il 2019. Come periodo di riferimento abbiamo 1951-1980. Si considera sempre un periodo precedente per verificare che l'andamento delle temperature misurate successivamente sia in positivo o in negativo rispetto a un certo periodo di riferimento. Come potete notare, tutto il pianeta si è colorato di colori via via più scuri, in certi luoghi addirittura molto scuri, come per esempio il nord del pianeta. Ora vi faccio vedere invece un'altra pianta, questa di un sito molto interessante, si chiama Carbon Brief, che vi fa vedere sulla base delle serie storiche come la temperatura è aumentata nelle varie località del mondo in maniera molto specifica. E soprattutto, adesso noi guardiamo ovviamente al nostro territorio, all'Italia, questo sito potete ovviamente andarlo a consultare anche voi, carbonbrief.org. Ecco, noi ci troviamo nella zona qui, ovviamente, della Romagna. Se clicchiamo su uno di questi quadrati, a destra appare un grafico che ci identifica l'andamento delle temperature dal 1850 fino ad oggi, quindi potete vedere questa linea che zigzaga al di sotto generalmente fino al 1940-1950 di questa linea dello zero, dopodiché tutti i valori cominciano a risalire, negli ultimi anni sono tutti sopra la media. Il record di temperatura media di questa regione, quindi della Romagna fondamentalmente, è più 1,2 gradi centigradi rispetto al periodo preindustriale. Quindi la nostra regione si è scaldata di 1,2 gradi in media. Come si possono visualizzare, diciamo così, le serie storiche del riscaldamento? Semplicemente andando a prendere tutte le misurazioni che sono state fatte nel tempo attraverso i termometri e andandole a mettere in una serie di tabelle e verificare come queste si sono comportate nel tempo. Diversi enti a livello mondiale fanno quotidianamente questo lavoro e andando a correlare tra di loro i vari lavori fatti da questi enti, che sono quelli che trovate qui in alto a sinistra, i più famosi sono il NOAA e Berkeley Earth, vedete che questo andamento di queste curve fondamentalmente è sovrapponibile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questi enti hanno separatamente preso in mano tutte le serie storiche di temperatura a livello mondiale e hanno costruito questi grafici. Dopodiché questi grafici sono stati messi insieme, sovrapposti, e come potete vedere sono fondamentalmente coincidenti. Questa è un'immagine estremamente valida dei dati che noi abbiamo. Quindi, diciamo che tutti i dati che noi abbiamo sull'innalzamento delle temperature sono estremamente validi, per cui la temperatura sul pianeta sta aumentando, non c'è un ombra di dubbio su questo. E l'andamento è stato registrato essere uguale da tutti quanti questi enti, per cui possiamo dire che davvero queste correlazioni sono robuste da un punto di vista proprio statistico. Se noi vogliamo fare una visualizzazione diversa di questo andamento, possiamo utilizzare un sistema che è stato inventato da Ed Hawkins, che è un climatologo, e che si chiamano Climate Stripes, che non sono altro che una sorta di visualizzazione tramite codice a barre dell'andamento delle temperature sul pianeta. Vedete che i colori più prossimi al blu e al bianco sono gli anni più freddi, mentre quelli più prossimi al rosso e al rosso scuro sono gli anni più caldi. Ecco, potete vedere come tutti gli anni più caldi fondamentalmente si concentrino negli ultimi 10 anni.
negli ultimi 20 anni, scusate. Quindi chi è nato 20 anni fa, quindi nel 2000-2001, sta vivendo nel periodo più caldo della storia del pianeta. Possiamo dire che così come esistono i nativi digitali, esistono anche, mi verrebbe da dire, i nativi climatici, anche se è un termine un pochino da trattare questo. Se vogliamo verificare l'andamento invece utilizzando un grafico diverso, ecco, possiamo utilizzare un grafico che tiene conto dell'escursione massima, quindi delle anomalie di temperatura per i vari anni messe su un grafico di questo tipo. E potete notare che tutti gli anni, a partire fondamentalmente dal 1940-1950, sono tutti ampiamente sopra lo zero che identifica la media delle temperature del pianeta, e soprattutto gli ultimi anni sono tutti ampiamente al di sopra dell'un grado. Cosa significa? Significa che noi, rispetto all'età preindustriale, abbiamo preso più di un grado. Il nostro clima in media è aumentato di una temperatura superiore a un grado. In particolar modo, gli ultimi anni hanno evidenziato un aumento di 1,2 gradi. Quindi gli ultimi 10 gli anni più caldi si concentrano tutti dal 2005 al 2020. Vedete che 2020-2016 se la sono giocata fino all'ultimo. Questa è una tabella che ho preso prima che il 2020 venisse dichiarato l'anno più caldo, comunque sia cambia veramente di poco. Vedete che il limite dell'1,4 gradi, fondamentalmente più 1,4 gradi, è lì a portata. Se mettiamo insieme tutte le notazioni fatte tramite climate stripes dei vari paesi dell'Europa, vedete che anche per gli altri paesi l'andamento delle temperature negli ultimi anni è stato molto simile. Tutti gli anni più caldi si concentrano negli ultimi fondamentalmente 20 anni. In particolare l'Italia ha un andamento particolare. L'Italia si trova al centro del Mediterraneo, poi lo vedremo nelle slide successive, e risente molto più di altri luoghi in Europa e a livello mondiale di certi cambiamenti. Potete notare come, infatti, le linee scure siano molto più scure negli ultimi anni rispetto al globale della temperatura, degli aumenti di temperatura proprio sul pianeta. I modelli che vengono utilizzati per fare delle analisi poi sull'andamento delle temperature su scala mondiale sono stati costruiti su serie storiche e vengono continuamente messi sotto stress cercando di capire come possono variare i loro grafici, i loro andamenti, inserendo o togliendo vari parametri, come può essere per esempio l'anidride carbonica, può essere il metano, possono essere altri gas climalteranti, e per vedere se fondamentalmente questo modello copia oppure si discosta da quello che viene misurato invece attraverso i termometri o altri indicatori. Ecco, qui potete vedere messi a confronto lo stesso modello, che è un modello messo a punto, è un modello basato su rete neurale, messo a punto dall'equipe del CNR in Italia, che tiene conto fondamentalmente di due input diversi. In un input vengono considerate tutte le varianti che abbiamo in gioco adesso, che è quello in alto nel grafico, invece in basso vengono fondamentalmente tolte le fortanti antropiche, che sono quindi l'anidride carbonica prodotta dall'età preindustriale, in questo caso però dal 1980. Ecco, potete vedere che se noi non avessimo aumentato l'anidride carbonica dal 1980 ad oggi, considerando questo come periodo finestra, vedete che il grafico fondamentalmente si separa da quello che è reale, che è quello di sotto. Quindi fondamentalmente i modelli funzionano, nel senso che tenendo conto delle forzanti antropiche o togliendo le forzanti antropiche, questi modelli copiano o non copiano l'andamento reale dell'andamento del clima, delle temperature sul pianeta. Spesso si sente dire che il problema dell'andamento delle temperature è legato fondamentalmente solo all'attività solare. E i climatologi conoscono bene l'attività solare, la studiano da centinaia di anni, e l'aumento che noi abbiamo attualmente delle temperature sul pianeta Terra in realtà è in contrasto con l'andamento dell'attività solare. Quindi il massimo apporto energetico che noi abbiamo avuto nel pianeta ha coinciso con il minimo dell'andamento dell'attività solare negli ultimi anni. Quindi di per sé il Sole non è la forzante che sta aumentando il riscaldamento sul pianeta. Voi sapete che la vita sulla Terra è permessa, è possibile, grazie a una serie di fenomeni che rientrano sotto il termine effetto serra, che non è altro che un insieme di fenomeni appunto che permette alla Terra di avere
una temperatura idonea alla vita, fondamentalmente una temperatura media di 14 gradi centigradi su tutto il pianeta, e questa temperatura viene mantenuta grazie alla presenza di gas climalteranti. Il più importante, più diciamo così, come numero, il maggiore di tutti è l'anidride, scusate, è il vapor d'acqua, che fondamentalmente è anche il più grande regolatore poi dell'apporto solare sulla Terra, ma il più abbondante attualmente come gas climalterante dato dalle forzanti antropiche, appunto, è l'anidride carbonica, che noi stiamo riversando in atmosfera a causa delle nostre attività industriali. L'anidride carbonica è il gas fondamentale, l'elemento, la molecola fondamentale del ciclo del carbonio. Il ciclo del carbonio è un ciclo biogeochimico attraverso il quale il carbonio, che è alla base, voi sapete, della vita sulla Terra, e viene scambiato fra la geosfera, i mari, l'idrosfera, la biosfera, eccetera. È un interscambio dinamico, significa che tanto carbonio viene liberato in atmosfera, tanto carbonio viene riassorbito dal pianeta attraverso tutti i sistemi presenti sul pianeta stesso. Quello che noi siamo andati a fare negli ultimi 150 anni è sbilanciare il ciclo del carbonio, immettendo in atmosfera anidride carbonica che prima era stata vincolata dalla natura stessa o nei giacimenti petroliferi e carboniferi o all'interno delle foreste. Facendo questo, fondamentalmente non abbiamo fatto altro che accelerare la quantità di la velocità con cui il carbonio si presenta in atmosfera, e piano piano nel tempo siamo andati a ridurre la capacità del sistema di riassorbire il carbonio stesso attraverso la deforestazione e la riduzione degli habitat naturali. Facendo questo, la bilancia, che era in un equilibrio perfetto, si è sbilanciata a favore dell'apporto di carbonio. Il carbonio che rimane presente in atmosfera va ad aumentare la temperatura e quindi l'energia del pianeta stesso, e quindi fondamentalmente la temperatura non fa che aumentare. Non è solo l'anidride carbonica ad essere aumentata negli anni, sono anche altri due gas, il più importante fra tutti è il metano, che voi potete vedere dal grafico, si misura attualmente in non parti per milione come l'anidride carbonica, ma in parti per miliardo. Ma a livello di diciamo così, efficacia per l'effetto serra è 25-28 volte più efficace dell'anidride carbonica. Significa che il metano di per sé è un gas climalterante molto più potente dell'anidride carbonica, appunto 25-28 volte più potente. Attualmente ce n'è ancora poco in atmosfera, ma è cresciuto di tanto negli ultimi anni, negli ultimi 40-50 anni, e il rischio è che questo metano, che la quantità del metano superi certi valori, per cui l'accelerazione dell'effetto serra a questo punto sarebbe veramente quasi incontrollabile. L'ultimo rapporto multiagenzia, che è stato emesso nel 2020, ha fondamentalmente dichiarato che gli impatti che ha generato l'essere umano con le sue attività sono crescenti e irreversibili. Fondamentalmente abbiamo già superato il famoso punto di non ritorno, e adesso le parole chiave sono mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. E come potete, ho evidenziato in rosso una parte molto importante, dove si indica che gli impatti crescenti e irreversibili del cambiamento climatico, che colpisce i ghiacciai, gli oceani, la natura e le economie e le condizioni di vita umana, è spesso avvertito attraverso pericoli legati all'acqua come siccità e inondazioni. Nel senso che noi abbiamo, dal punto di vista proprio del ritorno mediatico, solo diciamo così, immagini relative appunto a grandi siccità presenti in parte del mondo o grandi inondazioni dovute appunto al riversamento di grandi quantità di acqua a causa degli effetti meteorici. In realtà il cambiamento climatico agisce in maniera silente su tantissimi altri aspetti, e dopo li vedremo un pochino più nel dettaglio, ma questi aspetti sono tutti i servizi ecologici fondamentalmente che ci permettono poi di vivere. E fondamentalmente stiamo un po' tagliando il ramo su cui stiamo seduti. Matteo prima parlava del discorso del Covid, del cambiamento climatico, su questo poi ne parleremo in una chiacchierata dedicata tra un mese e mezzo, due mesi. E i lockdown che hanno attraversato il 2020 hanno ridotto sì la quantità di anidride carbonica presente in atmosfera a causa del blocco delle attività delle industrie a livello mondiale, ma questa riduzione si è fissata su circa il 7%, cioè abbiamo emesso un 7% in meno di anidride carbonica rispetto al 2019. Questo per farvi capire che non abbiamo assorbito anidride carbonica,
abbiamo emessa di meno, quindi la macchina in realtà sta andando sempre a tavoletta, abbiamo semplicemente alzato un pochino il piede dall'acceleratore. Ma quest'anno, già alla fine del 2020 e poi con l'inizio di quest'anno, già si sta tornando fondamentalmente come produzione di anidride carbonica a livelli pre-pandemici. Quindi fondamentalmente il minimo vantaggio, il trend positivo che avevamo preso in quel senso lo stiamo già eliminando. E ovviamente non possiamo pensare di combattere il cambiamento climatico chiudendoci in casa e non facendo funzionare l'industria, però la fotografia interessante da far notare è che uno dei pochi momenti in cui si è avuto un beneficio dal punto di vista naturale è quando l'uomo ha fermato le sue attività. Questo dovrebbe farci veramente pensare. Quindi, riassumendo con questa immagine, l'effetto serra naturale, che è quel fenomeno che ci permette, una serie di fenomeni che ci permette di vivere a una temperatura fondamentalmente costante sul pianeta, lo abbiamo sbilanciato completamente spostando il termometro verso l'alto. Quindi fondamentalmente la radiazione solare che entra, che verrebbe ribilanciata con una riemissione di calore verso l'universo, verso lo spazio, durante la notte delle varie stagioni, fondamentalmente rallenta a causa di questa coperta più spessa di gas che noi stiamo immettendo in atmosfera. Per fare una fotografia precisa di quello che sta capitando, nel 1958 Keeling, un ricercatore e un climatologo, ha deciso di cominciare a monitorare l'andamento dell'anidride carbonica su scala globale e costruì questo laboratorio a Mauna Loa, tenendolo il più lontano possibile dalle attività che producevano più anidride carbonica a livello mondiale, quindi diciamo bilanciando un pochino le distanze fra tutti i più grandi emettitori di anidride carbonica. E dal 1958 ad oggi questo è l'andamento dell'anidride carbonica sul pianeta. E fondamentalmente è una curva, come potete vedere, che a parte le naturali oscillazioni stagionali, potete vedere quindi quella linea zigzag che sale e scende, l'andamento, che è proprio la linea, come si può vedere, ben demarcata, è verso l'alto. Verso l'alto, passando dalle 310 parti per milione circa, che erano state misurate attorno al 1958, alle oltre 415 parti per milione in cui ci troviamo attualmente. Questo grafico è molto interessante perché potete notare che in vari momenti ci sono anche vari eventi che sono capitati a livello mondiale, come tutte le più importanti, gli assessment report dell'IPCC. Quando Trump è andato al governo e nella conferenza di Parigi, eccetera, eccetera. Questa curva ricordatevela perché adesso la correliamo invece con l'aumento della temperatura. Per cui questa è la curva dell'andamento dell'anidride carbonica presente sul pianeta e quella che vedete in zigzag bianchi invece è l'andamento della temperatura. Quindi in questo caso, come potete vedere, la correlazione è netta. La temperatura sta aumentando perché è aumentata l'anidride carbonica sul pianeta. Ora, se ci fermassimo solo a questa fotografia qui, potremmo dire davvero dove stiamo andando. Ma prima di capire dove stiamo andando, bisogna capire da dove veniamo. E facciamo un piccolo excursus storico. A livello climatico, gli excursus storici si fanno andando a vedere com'era il clima tanti anni fa. E per vedere com'era il clima tanti anni fa, tenendo presente certi parametri, si va a vedere fondamentalmente nel grande libro della Terra, dove questi parametri possono essere rimasti uguali nel tempo. La cosa più interessante in questo momento è, secondo me, presentarvi il progetto EPICA. Il progetto EPICA è l'acronimo di Project for Ice Curing in Antarctica. È stato un progetto che ha visto una partecipazione anche dell'Italia e ha fondamentalmente aveva come obiettivo quello di realizzare una carota di ghiaccio profondissima per andare a vedere, attraverso appunto questa perforazione in Antartide, come si presentava il ghiaccio a profondità altissime, oltre 3.000 metri di profondità, 3.233 metri di profondità. E all'interno di questa carota di ghiaccio erano presenti delle bollicine di aria del clima, quindi presenti migliaia e migliaia di anni fa. Quello che è venuto fuori da questa perforazione è stato questo grafico. Questo è il grafico, la fotografia dell'andamento dell'anidride carbonica in 800.000 anni. Fondamentalmente da 800.000 anni all'epoca odierna. E come potete vedere che l'andamento è stato ovviamente caratterizzato da dei picchi e delle gole, ma questo andamento non ha mai superato le 300 parti per milione dell'anidride carbonica circa 330.000 anni fa.
Ecco, voi considerate che Homo sapiens è nato attorno a 200.000 anni fa, quindi la nostra specie ha circa 200.000 anni. E da 800.000 anni ad oggi la Terra ha attraversato 5 ere glaciali e altrettante ere più miti. Se noi andiamo a vedere che cosa è successo nell'ultimissimo periodo, vedete che la quantità di anidride carbonica che si è sempre mantenuta al di sotto delle 300 parti per milione, torniamo al grafico di sopra, nel periodo attuale è schizzata a 412 parti per milione. Non abbiamo un corrispettivo negli ultimi 800.000 anni. Come limite massimo di anidride carbonica si è considerato la quota di 350 parti per milione. Perché? Perché attraverso degli studi si è ipotizzato che la capacità del sistema Terra di rispondere a dei picchi, e quindi riportando il sistema fondamentalmente in condizioni di equilibrio, si poteva avere fino a 350 parti per milione. 350 parti per milione sono state ampiamente superate, e torniamo indietro al grafico della curva di Killing, vediamo anche quando sono state superate le 350 parti per milione, ecco, siamo praticamente nel 1980 circa, quindi dagli anni 80 in poi abbiamo ampiamente superato, diciamo, il limite di non ritorno, quello che è stato definito come limite di non ritorno. Per cui tutte le volte che sentirete dire ma quando è che il clima supererà il limite di non ritorno, l'abbiamo superato attorno agli anni 80, all'inizio degli anni 80, metà degli anni 80. Torniamo alla nostra curva, ecco qui. Come avete visto, quindi, il massimo è stato nelle epoche precedenti 300 parti per milione di anidride carbonica, il limite di riferimento massimo è stato dato a 350 parti per milione, ad oggi il record è stato il 2 giugno 2020 con 417,9 parti per milione. Al dicembre 2020 siamo poi tornati, perché abbiamo un'oscillazione stagionale dell'anidride carbonica, a 414 parti per milione, ma come potete vedere il trend è assolutamente positivo, quindi siamo in forte crescita. Le forzanti sono tutte forzanti antropiche, come vi dicevo, quindi da questo punto di vista il clima sta modificando, sta scaldando esclusivamente per causa umana. Uno studio che è stato realizzato e è stato pubblicato su Nature, se volete andarvelo a leggere vi lascio qui il link, e fondamentalmente fa una fotografia simile a quella che vi ho fatto io, però correlando tutte poi le misure che sono state fatte anche su altri aspetti, altri ecosistemi e altri sistemi che vengono utilizzati per fare le misure dell'anidride carbonica e delle temperature che ci potevano essere in passato, e fondamentalmente è risultato che i livelli di anidride carbonica a cui noi siamo giunti attualmente non hanno corrispettivo in un range temporale di 15 milioni di anni. Fondamentalmente noi stiamo vivendo nell'epoca più calda da 15 milioni di anni a questa parte. Ora, se noi torniamo indietro e guardiamo il pianeta Terra come era 15 milioni di anni fa, quando le temperature erano fra i 3 e i 4 gradi più alti di oggi, il livello dei mari era di 15-20 metri più alto. Non c'era la calotta di ghiaccio permanente nell'Antartico e non era presente Homo sapiens. Il problema più grosso del cambiamento climatico è che noi non sappiamo che cosa potrà capitare alla nostra specie. Quindi tutto l'interesse che l'ambientalismo ha, senza considerare l'ambientalismo come un movimento naif, così come era stato considerato fino agli anni, direi, 60-70, l'ambientalismo è un pensiero assolutamente egoistico, nel senso, noi vogliamo sapere che cosa succederà alla nostra specie, vogliamo lavorare affinché la nostra specie possa sopravvivere. Perché però, la domanda che potreste fare è, se 15 milioni di anni fa la temperatura era 3-4 gradi più alta e il mare era 15-20 metri più alto di oggi, oggi non è così? Semplicemente perché l'aumento di temperatura che si è riscontrato a livello geologico, quindi nel tempo, ha avuto bisogno di migliaia di anni, decine di migliaia di anni per potersi attuare. Quindi nel tempo le calotte polari sono fuse e quindi l'acqua si è riversata, ovviamente le calotte terrestri, l'acqua si è riversata nei mari. Noi abbiamo instaurato questo aumento di temperatura negli ultimi 150 anni, che geologicamente parlando non è neanche un battito di ciglia. Quindi il sistema Terra deve adeguarsi a questo aumento di temperatura. È come quando si va in macchina e si prova a schiacciare l'acceleratore istantaneamente, e la macchina non è che istantaneamente raggiunge la velocità massima, ha bisogno di tempo per raggiungere la velocità massima. Così come ha bisogno di tempo per decelerare se noi decidessimo di alzare il pedale dell'acceleratore. Quindi sarebbe l'inerzia del sistema, che è quella che impedisce al sistema di reagire positivamente o negativamente
in funzione di una forza impulsiva. Fondamentalmente è la resistenza del sistema, mettiamola così. A questo punto guardiamo dove stiamo andando. E per vedere dove stiamo andando utilizziamo i modelli, come vi dicevo prima, e facciamo una serie di analisi. Le analisi delle serie temporali, delle misure su tutte le aree del pianeta, le più robuste le abbiamo dal 1850 ad oggi. Controlliamo la fusione dei ghiacciai, che sono uno dei più importanti indicatori dell'aumento della temperatura sulla Terra. Andiamo a misurare l'innalzamento del livello dei mari. Andiamo a misurare l'aumento delle ondate di calore, dei periodi di siccità, sia come intensità che come durata e come numero. L'aumento della desertificazione, quindi delle zone aride presenti sul pianeta. L'aumento del numero di alluvioni, delle tempeste e di uragani, la distruzione degli habitat degli animali, l'estinzione di molte specie animali e l'aumento delle malattie respiratorie e cardiovascolari. Tutto quello che vi ho adesso elencato sono indicatori del cambiamento climatico. Cosa significa? Significa che se noi non avessimo avuto, per esempio, i termometri per poter misurare la temperatura sul pianeta, ma avessimo potuto analizzare soltanto le altre parti, ci saremmo accorti comunque che c'era qualcosa che non stava andando bene. Perché lo sbilanciamento rispetto ad una media è nettissimo in tutte le voci che vi ho detto. Parliamo adesso di un aspetto importantissimo di cui adesso si comincia a parlare anche al grande pubblico, che sono le estinzioni di massa. Facciamo una premessa. Questa è la ricetta perché avvenga un'estinzione di massa, la ricetta che hanno definito i paleontologi attraverso lo studio delle estinzioni di massa che sono avvenute nel passato e si sono accorti di una cosa fondamentale. Affinché avvenga un'estinzione di massa su scala globale, quindi, servono tre aspetti contemporanei. Un cambiamento climatico accelerato, un'alterazione della composizione dell'atmosfera, uno stress ecologico particolarmente drammatico e veloce. A questo punto potrei farvi la domanda. Notate qualcosa così di presente attualmente sul nostro pianeta? Perché in questo momento abbiamo tutti i dati a favore per una tempesta perfetta. Siamo in piena sesta estinzione di massa. E per cinque volte il pianeta in 540 milioni di anni ha attraversato estinzioni di massa. E la scoperta di queste grandi estinzioni è stata fatta attraverso i ritrovamenti dei fossili, ovviamente nei vari strati geologici. Però tutte e cinque le precedenti estinzioni di massa sono avvenute per cause naturali, mentre in questo caso è una sola specie, cioè l'essere umano, ad aver causato tutte e tre le componenti che avete visto prima. Pensate che negli ultimi 40 anni il WWF, secondo un recente studio, ha evidenziato che l'uomo ha eliminato il 60% delle altre specie viventi e le statistiche vanno avanti di pari passo con l'aumento di CO2. Quindi l'anidride carbonica di per sé è la forzante che poi sbilancia tutti i sistemi. Ecco qua. Queste sono le cinque grandi estinzioni che sono di massa che sono avvenute nel pianeta. Una di queste addirittura, quella del Triassico, ha praticamente quasi estinto completamente le forme di vita sulla Terra. Abbiamo rischiato davvero che la vita sulla Terra finisse. Poi però la biosfera si è ripresa, naturalmente stiamo parlando di milioni di anni, e la vita è tornata a riesplodere. Ecco, non abbiamo paura che questa cosa possa non riavvenire, nel senso il pianeta Terra, la biosfera se la caverà tranquillamente, in centinaia di migliaia di anni sicuramente recupererà i disastri che noi stiamo commettendo in questo momento. Il problema è per la nostra specie, come vi dicevo, perché Homo sapiens non ha visto un cambiamento climatico nei suoi 200.000 anni pari a quelli che stiamo vivendo adesso, con la depauperazione degli ambienti che ci permettono di vivere, tutti i servizi ecosistemici che ci permettono di sopravvivere e di svolgere le nostre attività. La sesta estinzione di massa è anche la fine, cioè l'estinzione dell'Olocene, che era l'era geologica iniziata 11.700 anni fa, dove Homo sapiens poi ha proliferato fino ad oggi. Ed oggi siamo in pieno antropocene, cioè l'era geologica in cui le attività dell'essere umano stanno cambiando e hanno cambiato in maniera significativa ed irreversibile le strutture territoriali, gli ecosistemi e il clima sul pianeta Terra. Un archeologo del futuro che facesse delle perforazioni sul pianeta troverebbe attorno al 1945 uno strato di materiale radioattivo presente su tutto il pianeta e questo materiale radioattivo è per esempio il fallout radioattivo delle bombe di Hiroshima e Nagasaki che rimarranno, cioè la radioattività rimarrà così per centinaia di migliaia di anni.
così come il disastro di Chernobyl, così come tutti i test nucleari che sono stati fatti negli anni 60, ma così anche come tutte le plastiche che stiamo riversando negli oceani e nella terra, così come tutte le modificazioni che stiamo facendo al clima con tutti i gas climalteranti, eccetera. Ecco, noi abbiamo modificato l'ambiente a tal punto che ora l'ambiente sta modificando anche l'essere umano, nel senso che sta fondamentalmente reagendo in maniera tale che se noi in questo momento non riusciamo ad adattarci, rischiamo davvero l'estinzione come specie. A tutto questo aggiungiamo una pressione della popolazione come mai si era vista nella storia del pianeta Terra in tutti i 4,3 miliardi di anni del pianeta. La popolazione attuale è proprio ad oggi è di 7 miliardi 842 milioni di persone. Vedete i nati quest'anno, i nati oggi, l'aumento della popolazione quest'anno nel saldo tra nati e morti, e ogni anno nascono circa 80 milioni di persone che hanno bisogno di avere energia, servizi, cibo, eccetera. Da oggi al 2050 nasceranno circa una popolazione compresa tra 2 e 2 miliardi e mezzo di persone in più. Questa fotografia avrebbe poco senso se non si vedesse l'andamento della popolazione mondiale nel tempo. Pensate che ci sono voluti 5.000 anni per raggiungere 2 miliardi di persone dal 3.000 avanti Cristo, cioè i primi anni in cui fondamentalmente abbiamo i primi censimenti, ecco, a livello storico. 50 anni per aggiungere 2 miliardi, 25 anni per aggiungerne altre 2, 19 anni per aggiungere 1,5 miliardi di persone. Vedete che la crescita è veramente esponenziale. Ed eccola qua la crescita della popolazione mondiale. Se si potesse fare una proiezione di questa crescita, vedreste che in pratica la crescita simula molto quella di una campana, e la quale crescita campana simula molto la crescita dei batteri all'interno di un vitro laboratorio. Fondamentalmente i batteri o i virus si espandono, crescono come popolazione fino a consumare tutte le risorse possibili all'interno di un certo ambiente, dopodiché la popolazione, dopo che ha raggiunto un picco, crolla. E questo è quello che si pensa che avverrà alla popolazione mondiale nei prossimi centinaia di anni, fondamentalmente. Quello a cui stiamo andando incontro, alla luce di tutto quello che ho fatto vedere, al di là dei vari rischi di guerre, per esempio, per l'approvvigionamento idrico, per l'approvvigionamento di terre coltivabili, guerre proprio dovute a motivazioni geopolitiche, abbiamo guerre che capiteranno per migrazioni climatiche. Le migrazioni climatiche sono dei fenomeni che già ad oggi stanno avvenendo, di intere popolazioni che si spostano a causa di situazioni climatiche che rendono invivibile insostenibile la vita in certe aree del pianeta. E voi considerate che alcune delle previsioni, diciamo così, più accreditate, stimano che al 2050 i migranti climatici potrebbero essere circa 250 milioni di persone. Cioè stiamo parlando di numeri di persone che si spostano dai loro paesi, verso paesi dove fondamentalmente è ancora possibile trovare acqua, terreno coltivabile, quindi cibo, ma soprattutto condizioni climatiche annuali che rendano possibile una vita dignitosa da essere vissuta, e non la vita in situazioni dove, per esempio, per certi mesi durante l'anno le condizioni climatiche rendano impossibile appunto una vita dignitosa, come può essere appunto situazioni simili a quelle in certe zone dell'India o simili a quelle in certe zone dell'Italia, come la pianura padana, rischia di essere da qui a circa una cinquantina di anni. Adesso parliamo un attimo dell'IPCC, dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, che è il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, l'organismo delle Nazioni Unite, che valuta attraverso i dati scientifici che cosa sta capitando a livello mondiale e utilizza questi dati per inserirli all'interno di modelli che vengono aggiornati continuamente, i quali fanno le proiezioni sui cambiamenti climatici e quindi sull'andamento anche degli aspetti possibili geopolitici a livello mondiale. Ora vi farò vedere alcuni scenari. In questi scenari troverete delle sigle RCP. Gli scenari fondamentalmente, diciamo così, di riferimento sono tre. Uno, vedrete, si chiama RCP 8,5, uno scenario in cui non viene preso alcun provvedimento in favore della protezione del clima, e quindi le emissioni
procedono come sono procedute fino adesso, quindi il famoso business as usual, cioè fondamentalmente andiamo avanti come abbiamo fatto fino adesso. È uno scenario non, diciamo così, realistico, ma comunque possibile. Il secondo è forse lo scenario più prossimo a quello che avverrà, l'RCP 4,5, con, diciamo così, una moderata protezione del clima, quindi un controllo dei gas climateranti nei prossimi 50 anni. E invece l'ultimo, l'RCP 2,6, uno scenario in cui vengono presi dei provvedimenti molto stringenti sulla protezione del clima. Questi tre scenari hanno risultati completamente diversi sul clima. Ecco, adesso mettiamo a confronto quello più restrittivo con quello, con il business as usual, e vedete che nel caso in cui si prendessero delle azioni stringenti verso il cambiamento climatico, quindi verso le emissioni di gas climateranti, riusciremmo a tenere la temperatura al di sotto dei 2 gradi centigradi, circa attorno ai 2 gradi centigradi al 2100. Diversamente, come potete vedere anche dal grafico sulla destra, l'RCP 8,5, vedete che le aree del pianeta si colorano completamente di rosso fino al rosso scuro della parte artica, e lo scenario di riferimento quindi qui è un più 5 gradi a fine secolo, con addirittura praticamente il doppio nelle zone artiche, quindi più 10 gradi al polo nord a fine secolo. Questo comporta anche uno sbilanciamento completo delle precipitazioni. Come potete vedere, nello scenario dei più 2 gradi abbiamo comunque una modifica della distribuzione dell'intensità delle precipitazioni su scala annuale a livello globale, mentre con i più 5 gradi lo scenario diventa veramente catastrofico, in quanto avremo intere aree desertificate del pianeta a fronte di aree in cui fondamentalmente le condizioni di quantità di acqua da precipitazione è tale per cui diventerà addirittura delle zone difficili da trattare da questo punto di vista, proprio difficile abitazione. Il polo nord a 2100 lo vedreste in una condizione con la calotta artica che una volta ogni 10 anni si troverebbe a non avere più, una volta ogni 100 anni, scusate, si troverebbe a non avere più ghiaccio, mentre di qua fondamentalmente non avrebbe più ghiaccio in maniera quasi definitiva. Ecco, questa qui è una immagine un pochino più ingrandita di quello che vi ho fatto vedere prima. L'accordo di Parigi è stato ha definito il limite massimo della temperatura da tenere a livello globale attraverso la limitazione dei gas climateranti, ben al di sotto come limite dei 2 gradi centigradi. Ma bisogna puntare al grado e mezzo. Cosa significa questo? Significa che se noi riusciamo a mantenere la temperatura al di sotto dei 2 gradi, diciamo che la capacità di tutto il sistema Terra, dal punto di vista proprio umano, gli ecosistemi, eccetera, è ancora affrontabile. Al di sopra dei 2 gradi noi entriamo in uno scenario, diciamo così, ignoto, non sappiamo il sistema come realmente potrebbe reagire, quindi non sappiamo che reazioni potremmo avere anche noi sulla nostra specie, dal punto di vista non solo biologico, ma anche della nostra attività. Perché il limite massimo di 2 gradi centigradi? Questo ha una ragione storica, oltre che scientifica. Nel 1975 l'economista premio Nobel Nordhaus intuì che un aumento della temperatura di 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali avrebbe spinto i nostri ecosistemi ben al di là di quanto l'uomo avesse potuto osservare fino ad allora. E almeno per gli ultimi 15.000 anni, infatti, la variazione della temperatura media globale non aveva mai superato il grado centigrado. E a partire da questa prima intuizione che i decenni successivi, quello dei 2 gradi centigradi iniziò a essere usato come confine ultimo invalicabile del contesto delle politiche climatiche. Se volete, se vi ricordate il grafico che ho fatto vedere all'inizio, quello con l'andamento della temperatura, avete visto che fondamentalmente la temperatura sul pianeta ha sempre oscillato fra meno 0,5 e più 0,5. Più un grado è quello che abbiamo preso dall'inizio dell'età preindustriale, e più un grado e mezzo, diciamo che viene considerato il limite di sicurezza. 2 gradi è il limite massimo da non superare, al di sopra del quale appunto è lo scenario ignoto. Ma mezzo grado fa davvero così tanto la differenza? I modelli dicono di sì. Con mezzo grado in più cambia tutto. Per esempio, con più un grado e mezzo abbiamo che le ondate di calore colpiscono il 14% della popolazione almeno una volta ogni 5 anni. Con 2 gradi in più colpiscono il 37% della popolazione almeno una volta ogni 5 anni. Vedete che differenza con solo mezzo grado. Questi sono i modelli. Ricordatevi che i modelli matematici che vengono usati per lo studio del clima
Sono gli stessi modelli matematici che servono per lo studio del cosmo, per mandare gli uomini sulla Luna, per mandare i razzi in orbita, per mandare le sonde su Marte. Quindi è la stessa scienza che sta lavorando. Quindi non è che esiste una scienza di serie A e di serie B. La scienza quando lavora usa tutte le sue capacità, tutte le sue armi, tutte le sue forze in campo. I modelli sono modelli molto robusti, funzionano molto bene e la previsione e le proiezioni dicono questo. Sono proiezioni molto attendibili. Il ghiaccio artico con più un grado e mezzo presenterebbe un'assenza una volta ogni 100 anni, mentre con due gradi in più, come dicevo, una volta ogni 10 anni. Cioè una volta ogni 10 anni il Polo Nord si troverebbe a non avere ghiacci completamente. La barriera corallina, che è uno degli habitat più importanti a livello mondiale, con più un grado e mezzo scomparirebbe del 70%, mentre con più due gradi del 100%. Fondamentalmente morirebbero i coralli su tutta la Terra. Le specie a rischio, con più un grado e mezzo, come potete vedere, aumenterebbe del 6% quella degli insetti, dell'8% quella delle piante e il 4% quella dei vertebrati. Ma con più due gradi, quella degli insetti arriverebbe al 18%, il 16% quella delle piante e l'8% quella dei vertebrati. Possiamo andare avanti con il rischio delle inondazioni, la scarsità di acqua, a livello dei mari, i danni economici. Ecco, considerate che queste due tabelle comparative ci fanno ben capire che noi dobbiamo stare assolutamente non a una temperatura non più alta di un grado e mezzo. Con due gradi già abbiamo la distruzione di alcuni ecosistemi che non tornerebbero più, perché la scomparsa del 100% dei coralli significa l'estinzione completa dei coralli su tutta la Terra. Parliamo invece dell'aumento dei mari, che questa è una cosa che ci interessa particolarmente, perché con un grado e mezzo in più verrebbero colpite 46 milioni di persone entro il 2100. Cosa vuol dire 46 milioni di persone? Vuol dire che sono le persone che fondamentalmente abitano sulle coste. Mentre con due gradi in più ne verrebbero colpite 49 di milioni di persone, vuol dire 3 milioni in più fanno la differenza, soprattutto quando si parla di interi magari atolli o intere isole che vengono a essere sommerse a causa appunto dell'aumento del mare. Lo scenario 2100 è quindi più o meno questo, diciamo che secondo l'accordo di Parigi se stiamo attorno al grado e mezzo, due gradi, ce la possiamo fare, a tre, con un accordo di Parigi senza Unione Sovietica, senza Stati Uniti, arriveremo a 3 gradi e 3 in più, e con gli USA, senza gli USA 3 gradi e 6 e senza provvedimenti più 4,2. In realtà gli ultimi modelli dicono che saremmo lanciati sulla curva di più 5. Perché si parla degli USA e senza USA? Sapete che quando Trump arrivò alla Casa Bianca, uscì dall'accordo di Parigi dicendo che il cambiamento climatico fondamentalmente non era vero, era inesistente. Noi per gli ultimi 4 anni abbiamo vissuto con gli Stati Uniti completamente fuori dall'accordo di Parigi, con una politica completamente spostata sulle fonti fossili. E Biden, che si è appena instaurato alla Casa Bianca, invece ha immediatamente firmato l'accordo di Parigi, è rientrato all'interno con un piano veramente imponente dal punto di vista degli investimenti. Pensate che sta pensando dal punto di vista proprio del progetto di produrre energia elettrica completamente pulita entro il 2035 e di azzerare le emissioni di CO2 al 2050. Cioè, questo sarebbe veramente fantastico, perché gli Stati Uniti tornerebbero a essere capofila della ricerca e degli investimenti a livello mondiale per quello che riguarda la lotta contro il cambiamento climatico. Ovviamente la spesa di 2 trilioni di dollari che lui ha stanziato, può stanziare, deve essere come budget approvato dal Congresso, e insomma, la strada sarà ancora lunga. Però insomma, come progetto è veramente un progetto imponente. L'aumento dei mari, secondo l'IPCC, da qui al 2100 per i vari scenari, prevede che nel caso in cui si riescano a contenere le emissioni a 2 gradi circa, l'aumento dei mari sia circa di mezzo metro su tutta la Terra al 2100. Mentre invece sarebbe di oltre un metro se noi continuassimo a procedere con il business as usual, cioè fondamentalmente con il livello di emissioni in cui siamo ad oggi. E per quello che riguarda l'impatto che l'aumento dei mari avrebbe, voi non dovete pensare soltanto al fatto che si alza il pelo dell'acqua, ma man mano che il mare aumenta come altezza, le mareggiate che si vanno a generare a causa di altri fenomeni
causati dal cambiamento climatico, quindi dai forti venti, dalle tempeste, uragani, mareggiate, eccetera. Ecco, il livello della mareggiata si spinge sempre di più verso l'entroterra. E questo spingersi sempre di più verso l'entroterra fa sì che tutti i paesi che si trovano sulle coste si trovino inizialmente a dover gestire in maniera molto importante le mareggiate, per poi il rischio è dover fondamentalmente abbandonare completamente le zone dove si abitava prima e spostarsi poi nell'entroterra. Quindi, considerando che il nostro paese, per esempio, ha il 37% della popolazione che vive entro 5 km dal mare, con alti livelli di innalzamento del mare, il numero di persone che vivono nelle aree a rischio di inondazioni potrebbero veramente decuplicare. Si parlerebbe di migrazioni climatiche interne, quindi vuol dire che gli italiani si spostano all'interno dell'Italia verso le zone montuose. Fondamentalmente saremo noi i migranti climatici all'interno del nostro paese. Le sfide per il nostro futuro, secondo l'IPCC, sono quindi due fondamentalmente. Il primo è far sì che i cambiamenti climatici che ci aspettano siano il meno drastici possibili, quindi cercare di mitigare il più possibile e poi cercare di adattarsi il più possibile alle situazioni. Da noi che cosa sta succedendo e cosa succederà? Gli eventi meteorologici in Italia sono in forte cambiamento negli ultimi anni, lo si è potuto notare soprattutto negli ultimi inverni, e questi sono i 10 maggiori pericoli. Le ondate di calore, le piogge torrenziali, lo straripamento dei corsi d'acqua, le tempeste di vento, le frane, le siccità, incendi boschivi, valanghe, grandinate e mareggiate. Non ho dimenticato nulla, così come non ha dimenticato nulla neanche l'IPCC. Questi sono ovviamente, alcune sono le più importanti delle voci, ma in realtà a queste ci sono anche tutte le voci correlate, perché la siccità ovviamente, per esempio, implica l'abbattimento poi di tutto il comparto agricolo, e quindi la incapacità di produrre cibo, e quindi le carestie, gli incendi boschivi, oltre a emettere anidride carbonica, costringono popolazioni a spostarsi. Le valanghe, oltre a generare purtroppo disastri istantanei, possono provocare la modifica di interi territori, eccetera, eccetera. Vedete che comunque sia gli effetti domino che si possono generare ad ognuna di queste voci sono effetti che vanno poi a impattare direttamente non solo sulla nostra vita, ma sulle nostre attività. La cosa divertente, tra virgolette, è un divertimento amaro, è che l'Italia di tutti i rischi li ha veramente tutti. Noi ci troviamo in quello che è definito, insieme alla Spagna, e alla Grecia, eccetera, l'hotspot climatico del Mediterraneo. Il Mediterraneo è uno dei posti a livello mondiale che si sta scaldando di più. E un aumento di calore, quindi l'aumento delle forzanti del clima, provoca una diminuzione della portata annuale dei fiumi, un aumento del rischio di desertificazione, la diminuzione dei raccolti, l'aumento della mortalità dovuta alle ondate di calore. Ricordiamoci che nel 2003 l'Europa ha avuto 70.000 morti per ondate di calore. La diminuzione del potenziale idroelettrico, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte quante voci che praticamente fanno una fotografia di quello che sta capitando adesso e capiterà sempre di più nel futuro. E questo è un altro quadro della situazione con altri indicatori. Potete vedere in certe zone aumenteranno le piogge, in altre diminuiranno, in certe zone ci sarà un aumento della desertificazione, eccetera, eccetera. Questo grafico così è un po' puntuale per zona, ci fa vedere le proiezioni per il prossimo futuro di quelli che saranno i vari cambiamenti, i vari hotspot in Europa. Il 2020, vi dicevo, è stato l'anno più caldo della storia. Questa è, per esempio, la fotografia delle temperature, delle anomalie di temperatura di novembre 2020. Potete notare come le zone, per esempio, del nord Italia presentassero temperature dell'ordine di 4-6 gradi superiori alle medie. In generale, tutta l'Italia è stata di 2 gradi superiore alle medie del periodo 1981-2010. Procediamo parlando adesso di quello che è un altro dei grandi indicatori, appunto, del cambiamento climatico, che è l'estensione dei grandi ghiacci della banchisa artica. Il 2020 ha visto la più grande diminuzione storica di ghiaccio e della banchisa polare, come potete vedere rispetto al periodo di riferimento 1981-2010, ecco, il 2020 ha comportato una riduzione di ulteriori 3,7 milioni di chilometri quadrati. E i ghiacci dell'Artico sono importanti per due motivi. Il primo è perché il ghiaccio, come sapete, ha un effetto riflettente rispetto alla radiazione solare, si chiama albedo,
e la sua capacità di riflettere la radiazione solare fondamentalmente impedisce a questa di essere assorbita dal pianeta e quindi di aumentare la temperatura stessa del pianeta. Man mano che però diminuiscono i ghiacci, questi vengono sostituiti dall'acqua del mare, che è scura, e quindi aumenta in realtà la capacità del pianeta di assorbire. Quindi diciamo che la diminuzione dell'albedo è una dei feedback positivi, in questo senso si dice positivo, una cosa che però in realtà è negativa, e feedback positivi per quel che riguarda l'aumento di temperatura. Man mano che diminuiscono i ghiacci sul pianeta, aumenta la capacità del pianeta di assorbire calore, quindi di scaldarsi. Questo è l'andamento dei ghiacci della banchisa polare nei vari anni. Potete notare, il 2020 è stato fondamentalmente il secondo anno con l'estensione minore dopo il 2012, ma tutti gli altri anni, come potete vedere, l'andamento in generale è un andamento al ribasso. Vedete che il limite del 1980 è quassù, gli ultimi anni, voi potete vedere, l'andamento è sempre ciclico e oscillante, però la media, l'andamento è sempre calante verso il basso. Attualmente, 2021, ci troviamo comunque sia già più bassi di altri anni precedenti. Cosa succede ai nostri di ghiacciai? La situazione è veramente triste e impietosa. Se facciamo un'analisi delle fotografie dei nostri ghiacciai che sono state scattate a inizio del Novecento e le fotografie attuali, si possono notare dei cambiamenti veramente enormi. Attualmente abbiamo perso il 50% dei nostri ghiacciai negli ultimi 30 anni a fronte di un aumento del numero di ghiacciai. Ecco, questa sembra un po' un paradosso, è una delle cose che vengono usate da chi non crede al cambiamento climatico. Vi assicuro che attualmente ci sono pochissime persone che non credono al cambiamento climatico, al massimo non credono che sia l'uomo, ma in realtà ce ne sono poche, e una delle voci che tirano fuori è che in realtà il numero di ghiacciai sia aumentato in ultimi anni. È vero che è aumentato, ma è aumentato a causa della frammentazione degli altri ghiacciai. Cioè, un ghiacciaio di grandi dimensioni si è frammentato in due ghiacciai più piccoli, ecco che il numero di ghiacciai è raddoppiato, ma i ghiacciai sono unità di dimensioni, come dimensioni. E più è piccolo un ghiacciaio, più è vulnerabile. E negli ultimi 30 anni i ghiacciai appunto si sono ridotti drasticamente. Potete vedere qui delle immagini di ghiacciai scattati dal 1960 ad oggi, e alcune sono veramente, veramente tristi. Ecco, per esempio, negli ultimi poi addirittura pochissimi anni, dal 1980 al 2009, questi sono alcuni ghiacciai di Sondrio. Questo è il ritiro del ghiacciaio della Marmolada, che è uno dei ghiacciai più famosi d'Europa. Potete vedere come il 2020 ha toccato il minimo storico. Questa è una fotografia, naturalmente un'immagine, vorrei dire, si spererebbe satirica, di quello che potrebbe essere l'Italia 2100 a causa dell'innalzamento dei mari. Ora, voi sapete che grandi parti dell'Italia si trovano al limite del livello del mare, alcune parti dell'Italia, come buona parte della pianura padana, si trovano sotto il livello del mare, tutto il delta del Po, per esempio, e possiamo fare una simulazione di quello che accadrebbe innalzando artificialmente il mare tramite un software che poi potete tranquillamente utilizzare sul sito Flood Maps. E qui a sinistra in alto vedete, potete inserire i metri di acqua che volete praticamente, a cui volete far alzare il livello del mare. Questo è un sito che simula le inondazioni da mareggiata, però per noi viene utile lo stesso. Ecco, io ho inserito più un metro, con un metro di acqua in più vedete che tutto il delta del Po va sotto, naturalmente con tutte le città e i paesi che si trovano in questa zona qui, quindi tutte queste persone sarebbero costrette a rientrare. Considerate che non è soltanto il fatto che il mare sia rientrato qui a dover far scappare le persone all'interno, ma il fatto che tutta questa zona poi presenterebbe falde acquifere con infiltrazioni di acqua di mare, quindi impossibilità di coltivare intere zone che si trovano anche all'interno di questa zona. Quindi capite che il problema è veramente gigantesco. Questa è tutta la parte relativa al delta del Po. E poi ho fatto una simulazione per capire dove mi trovo io. Io abito a Viserba, ecco, casa mia è esattamente lì. Casa mia che sto costruendo proprio adesso, devo ancora entrarci, e con un metro di mare in più io sarei costretto a uscire di casa fondamentalmente prima ancora di entrarci. Tutta Viserba si trova fondamentalmente al di sotto del livello del mare, o quasi, e quindi diciamo che non sarebbe per me una cosa molto
simpatica trovarmi in una situazione di questo tipo. Rimini negli ultimi anni ha fatto un'opera veramente mastodontica per il suo rifacimento completo dal punto di vista sia della viabilità che della sua immagine agli occhi proprio del mondo, e con il rifacimento del lungomare, dell'interno, con intere strutture proprio rifatte, l'intera rete fognaria, eccetera, eccetera, e tutto quanto però è stato fatto tenendo conto di tutti i valori dati dall'IPCC, quindi tenendo conto degli scenari futuri di cambiamento climatico. Ecco, questo potete vedere, è un'immagine di Rimini, una proiezione senza il Parco del Mare. Il Parco del Mare è il nome dell'opera che è stata fatta, quindi questa opera di innalzamento, consolidamento di tutte le strutture che si trovano qui sul bordo, fondamentalmente il nuovo lungomare di Rimini. Al 2050 tutta la parte degli alberghi sarebbe sotto il livello del mare, invece al 2050, come potete vedere, la simulazione fa vedere che tutto quanto è contenuto perfettamente. Così come i danni economici che si avrebbero ovviamente nel caso in cui non fosse stato eseguito nessun tipo di opera di contenimento, in questo caso invece in quest'altro caso si avrebbe soltanto qui e qui due punti rossi dovuti appunto a dei danni possibili economici. Ora, in tutta quest'ottica la domanda è: noi cosa possiamo fare per ridurre l'impatto ambientale? Ora, facciamo bene una distinzione. Spesso e volentieri si sente dire che è la politica che deve prendere in mano la situazione. Ricordiamoci che la politica comunque sia la facciamo noi, perché siamo noi che andiamo a votare. Però diciamo che noi abbiamo in mano il 50% della responsabilità. L'altro 50% possiamo lasciarlo in mano alla politica. E noi cosa possiamo fare al nostro quotidiano per mitigare il cambiamento climatico? Possiamo agire su quattro punti. Il primo punto è la nostra alimentazione, quindi cosa mangiamo. Il secondo punto è la nostra casa, dove abitiamo e come. Il terzo punto è sono i nostri spostamenti, quindi cosa usiamo per muoverci, quanto ci muoviamo e come. E poi alla fine invece il quarto sono i nostri acquisti, cosa compriamo, quanto ne compriamo e perché lo compriamo, soprattutto come lo smaltiamo. Ho usato l'immagine del cormorano morto per aver ingerito la plastica sull'isola dei cormorani, famosissima su internet, se volete andare a vedere, sono immagini molto forti, però vi fa capire come la natura purtroppo è fortemente impattata dalle nostre azioni. Ecco, se noi vogliamo che tutta la nostra natura, pesci, uccelli, animali, si trovino in queste condizioni qui, bisogna che cominciamo a ripensare anche tutti i nostri acquisti. Io il nostro cibo, possiamo vederla così, consumare meno carne, assolutamente, e mangiare molto più frutta e verdura, mangiare di meno e utilizzare soprattutto prodotti della filiera corta, quindi non far arrivare prodotti dall'altra parte del mondo, ma usare prodotti che vengono coltivati in loco e consumarli il più possibile. Rivedere completamente la nostra casa, quindi utilizzare tutti i bonus che ci sono attualmente dal punto di vista economico, l'ecobonus con la detrazione del 110%, per esempio, o altri bonus già presenti, per ristrutturare completamente la nostra casa, sia dal punto di vista del contenimento termico che della produzione di energia, sia termica che elettrica, quindi con la produzione di energia da fonte rinnovabile, fotovoltaico, solare termico, l'utilizzo di pompe di calore per il riscaldamento e il raffrescamento, l'utilizzo del termocappotto, il rifacimento degli infissi con infissi ad alta efficienza, eccetera, eccetera. L'utilizzo dell'automobile, secondo me, andrebbe rivisto in maniera proprio totale, nel senso capire non tanto quale auto sia più intelligente comprare, ma in primo luogo se sia veramente necessario avere la macchina, perché già solo il possesso dell'automobile ha generato un impatto che è stato quello della produzione dell'automobile stessa. E quindi capire se l'automobile serve, se sì, quale automobile è idonea a farci fare i nostri spostamenti. Ricordiamoci che le automobili sono dei mezzi di trasporto, non devono fare nient'altro che portarci da un punto A a un punto B nel miglior modo possibile, inquinando il meno possibile. Possibilmente l'utilizzo dell'auto elettrica, non ibrida, ma elettrica, ricaricata con fonte rinnovabile, quindi o ricaricata con il fotovoltaico del nostro tetto, o ricaricata attraverso corrente certificata proveniente da fonti rinnovabili. Procediamo. Ecco, questa è per esempio una panoramica generale di quello che noi possiamo fare quotidianamente per ridurre il nostro impatto, quindi dalla sostituzione delle lampade
con lampade a basso consumo, che però, come potete vedere, ha in realtà un basso impatto dal punto di vista della produzione di anidride carbonica, perché di per sé ci permettono di emettere poco, ma l'impatto è veramente ridotto, al fatto di utilizzare, per esempio, il più possibile le fonti naturali per asciugare i nostri vestiti, piuttosto che andare a usare asciugatrici, eccetera, al fatto di riciclare, utilizzare l'acqua calda, per esempio, prodotta da fonte rinnovabile per lavatrici o per lavastoviglie. Ci sono lavatrici e lavastoviglie che possono utilizzare l'acqua calda proveniente dai pannelli solari. Il fatto di utilizzare i veicoli elettrici ricaricati, appunto, come vi dicevo, da energia certificata oppure dai fotovoltaico del nostro tetto. Il fatto di basare la nostra dieta sulla frutta e la verdura, quindi ridurre il più possibile la carne, ridurre il più possibile l'utilizzo dell'auto in generale, passando a camminare a piedi o usare la bicicletta, o i mezzi pubblici, ovviamente, comprare energia elettrica green e passare fondamentalmente al telelavoro il più possibile, ridurre, se non eliminare, l'utilizzo dell'aeroplano. Ricordiamo che il mezzo di trasporto più inquinante di tutti è l'aeroplano, in assoluto, e alla fine il più, diciamo così, lo stile di vita più in linea con l'ambiente è vivere senza l'apporto di fonti fossili. Quindi vivere senza fondamentalmente l'automobile e il più possibile, se vogliamo vederla così, il più possibile elettrici da fonte rinnovabile. Di cosa mi occupo io? Perché vi parlo di clima. Non sono un climatologo, sono un ingegnere, sono progettista di impianti di riscaldamento e raffrescamento, quindi la mia quotidianità è proprio progettare impianti a bassa temperatura per il riscaldamento e raffrescamento delle abitazioni, e un'altra parte del mio studio ricerca è sui forni solari. I forni solari sono delle macchine termodinamiche, quindi non sono dei giocattoli, come magari qualcuno di voi può aver visto su qualche testo, eccetera, che sarebbero tutti da rifare, quei testi li rifaremo. Sono delle macchine termodinamiche che permettono, attraverso un utilizzo diretto della radiazione solare, di cucinare il cibo. E i forni solari hanno notevoli vantaggi dal punto di vista proprio del loro impatto positivo sull'ambiente: hanno una zero produzione di anidride carbonica per la costruzione, se li realizziamo con materiale di recupero, e quindi anche zero euro, nel senso che come macchine possono non costare nulla, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. Hanno una produzione zero di anidride carbonica durante il funzionamento, perché utilizzano solo la fonte solare diretta per poter, appunto, cucinare il cibo. Hanno una zero produzione di anidride carbonica per il raffrescamento estivo nella casa. Questo è controintuitivo, non si considera mai, ma siccome il forno solare viene usato fondamentalmente per la maggior parte durante l'estate, ecco, questo ci permette di non usare il forno domestico, il forno di casa. E il forno di casa, voi sapete, o comunque sia anche il fornello di casa, sono punti di emissione di calore. Ecco, se io durante l'estate scaldo degli ambienti perché sto cucinando, ho bisogno di utilizzare di più il climatizzatore per poter raffrescare quegli ambienti. Contenendo direttamente il calore fuori dall'abitazione, io riduco la necessità di utilizzo del raffrescamento estivo, e quindi riduco la quantità di energia necessaria al raffrescamento. Zero alberi abbattuti per il funzionamento. Quindi qui c'è una forte riduzione della deforestazione. Questa è importante soprattutto come voce per i paesi poveri che utilizzano i forni solari, dove diversamente verrebbero usati appunto piante o sterpaglie o torba o altro. Nella geometria a concentrazione i tempi di cottura sono uguali a quelli tradizionali, il cibo ha un miglior gusto e un più elevato valore nutrizionale, essendo necessaria una minor quantità di acqua. Chi utilizza forni solari, questa è la prima cosa che nota, cioè che il cibo è più buono. E non vi è manutenzione, serve solo una normale pulizia. La manutenzione si fa se il forno si rompe a causa di una ventata o ci sono altre problematiche, ma in realtà, come vi ho detto prima, se è costruito con materiale di recupero, anche la manutenzione è a costo zero. Ovviamente non ci sono solo lati positivi, ma anche lati negativi. Si può cucinare solo di giorno, ma di giorno si può cucinare anche per la cena, ovviamente. E il problema è che il sole ci deve essere. Durante l'inverno, per esempio, è molto complesso riuscire ad avere una serie di giornate buone, anche se quando c'è il sole si cucina tranquillamente anche d'inverno. Per certe latitudini e condizioni climatiche il funzionamento è più limitato. Se si utilizzano i forni non a concentrazione, i tempi possono essere anche più lunghi, ma con certe tipologie di forni in realtà poi si può pensare di, diciamo così, abbreviare i tempi, tipo i forni a concentrazione e le tempistiche sono fondamentalmente uguali a quelle di un fornello. Se non si hanno accesso a materiale
da costruzione bisogna comprarlo il forno e alcuni forni sono abbastanza costosi. Per i forni a concentrazione serve materiale specifico e soprattutto sono necessari sistemi di protezione per gli occhi e per le mani, perché sennò ci si scotta. Questa è la domanda che mi è stata fatta più di una volta quando sono stato intervistato da vari giornali per il discorso dei forni solari, perché faccio una promozione sui forni la cucina solare da diversi anni qui da noi. La domanda che mi fanno è: ok, i forni solari per i paesi poveri sono importanti, ma qui da noi, perché noi diamo in fondo la possibilità di avere accesso alle fonti energetiche in maniera continuativa, in maniera sicura, eccetera. Ci sono alcuni vantaggi in realtà che chi usa i forni solari ha scoperto subito, che appunto, come vi dicevo, durante l'estate tengo il calore fuori di casa, e già non è poco. La cottura solare presenta cibo a più alto valore nutritivo ed è più buono, ed è generalmente lenta. Questo ci permette di recuperare il rapporto con il nostro cibo. Sembra poco, ma noi siamo abituati tutti a fare tutto di corsa. Soprattutto quando si parla di mangiare, siamo abituati a improvvisare spesso e volentieri qualcosa, a mangiarlo e scappare via, senza dare valore al cibo, che in realtà, ricordiamoci, è la nostra vita. Senza cibo non si vive. Quindi ridare valore al cibo, cucinandolo e non cuocendolo, che è diverso diciamo così, come termine, ecco, i forni solari ci permettono di riprendere questo possesso. È importantissimo. Soprattutto la soddisfazione di mangiarsi una torta cucinata con la luce del sole, vi assicuro che è una sensazione unica. Ecco, questo sono io, questo è il mio ultimo prototipo di forno solare, che è il Kimono Solar Cooker, e questa è una torta che ho cucinato il 31 di dicembre. Una crostata con kaki e mele, una delle torte più buone che mi siano riuscite, ecco, l'ho cucinata il 31 di dicembre in 2 ore e 30 minuti. Quindi posso garantire che la tecnologia funziona tutte le stagioni, ovviamente funziona molto meglio d'estate che non d'inverno, ma funziona bene, sempre. Questi sono altri forni di altri soci della AR. Questo in alto a sinistra è il forno che ha progettato Matteo Magnani, il Power Box Solar Cooker, un box ad alta potenza. Qui abbiamo Massimiliano Matteuzzi in un momento di così assaggio di salsicce cucinate con il primo prototipo di Kimono. E questa è la giornata di cottura solare che abbiamo fatto nel 2020 presso il Falcon Hotel di Sant'Agata Petria. E questo in basso a destra è il Newton Solar Oven, che è un altro mio prototipo di forno solare. È un box solar cooker a sezione triangolare, realizzato interamente in vetro, e con geometria specifica ideata per... L'ho pensata proprio per i paesi in via di sviluppo del terzo mondo, dove non si hanno molti materiali, ma con semplicemente 3 pezzi di vetro si riesce a realizzare un box a buona efficienza. Ecco, questi sono un po' gli indirizzi che potete andare a consultare per vedere un po' di materiale che ho utilizzato per realizzare questa presentazione. E concludo dicendo che la scienza e la tecnologia non sono una soluzione a tutti i nostri problemi, ma quello che è necessario è realizzare davvero un cambio di direzione personale, politico e globale. Diversamente non siamo in grado di attuare cambiamenti significativi che ci porteranno davvero a sopravvivere in maniera dignitosa su questo pianeta. Noi siamo l'ultima generazione che potrà combattere l'imminente crisi globale. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie mille Matteo. Grazie davvero per questo contributo, assolutamente chiaro. Ascolta, io intanto ti rigiro subito un paio di domande che sono venute durante l'intervento, quindi sicuramente in parte hai anche risposto, però mi sembra di poter dire che in questi argomenti qui ribadire, ripetere o comunque approfondire va sempre bene. Quindi Pieraldo chiede se secondo te c'è la possibilità di intuire se le modifiche di cui parlavi all'inizio, climatiche, siano naturali e cicliche oppure se abbiano altra origine. Rispondo una per una oppure... Sì, io direi di sì, dai, così. Allora, il clima sulla Terra ha sempre attraversato delle ciclicità, come avete visto anche dai risultati del carotaggio nel ghiaccio profondo fatto da Puerto Epica. In 800.000 anni la Terra, il clima ha attraversato 5 ere glaciali e 5 periodi più miti.
Quello che fa la differenza ad oggi è la velocità con cui è avvenuto tutto il cambiamento, è avvenuto l'apporto di anidride carbonica in atmosfera. Questa velocità non ha nessun corrispettivo in nessuna era geologica, nel senso che ci sono stati periodi storici, periodi geologici, in cui c'era anche più anidride carbonica rispetto a quella attuale. Il problema è il tempo in cui si è accumulata in atmosfera questa anidride carbonica. Ci sono volute decine di migliaia di anni, a volte centinaia di migliaia di anni. E in queste decine di migliaia di anni, centinaia di migliaia di anni, le forme di vita si sono adattate, si sono sviluppate, si sono evolute all'interno di quelle caratteristiche dell'ambiente. Noi abbiamo sbilanciato il sistema in 150 anni. Non è mai avvenuta questa cosa. E questa bomba che noi abbiamo riversato all'interno della nostra biosfera si sta ripercuotendo su tutti gli ecosistemi. Gli ecosistemi stanno reagendo, reagiscono in maniera tale che, cioè, ognuno ovviamente reagisce a modo suo, ognuno ha la sua resilienza, però quello che stiamo notando è una progressivo depauperamento della biodiversità sul pianeta. Ecco perché si parla di sesta estinzione di massa. Ora, prestiamo attenzione. Spesso e volentieri sento dire, quando parlo di clima, ma in fondo a me, se si estingue l'orso polare, cosa mi interessa? O se si estingue il canarino rosso, isole Galapagos, cosa mi interessa? Beh, per specie, diciamo così, per specie specifiche può anche essere vero che non mi interessa nulla, a parte che non abbiamo nessun diritto di estinguere specie sulla Terra, assolutamente. Noi siamo una delle specie, quindi non è che possiamo arrogarci questo diritto. Però ricordiamoci che tutte le specie sulla Terra sono collegate strettamente una all'altra. E a questo proposito vorrei riportare un esempio molto bello, che è l'esempio dell'amaca. Immaginate di essere sdraiati su un'amaca e questa amaca sia collegata a due punti fissi. Ecco, noi siamo sdraiati su questa amaca è fatta di un tessuto, e la trama e l'ordito di questo tessuto ci permettono di stare adagiati sopra. Immaginiamo adesso che questa trama e questo ordito siano formati da tutte le specie viventi che esistono sul pianeta. E piano piano noi andiamo a tagliare un filo alla volta questo tessuto formato appunto da questa trama e questo ordito. Ora, il tessuto ha un certo suo grado di resistenza, ovviamente, ma a un certo punto si arriva a un livello minimo oltre il quale, tagliato l'ultimo, diciamo così, l'ultimo filo, l'ultima specie, tutto il sistema crolla. Immaginate soltanto di andare a tagliare uno dei cavi fondamentali che si tengono ancorati poi alle strutture, che magari sono delle specie viventi per noi fondamentali, non solo per la nostra sopravvivenza, ma sopravvivenza anche di altre, tipo le api, che sono i più importanti impollinatori, o tipo gli impollinatori in generale, che sono quelli che permettono l'impollinazione di oltre il 70% dei nostri prodotti agricoli. Quindi per noi sarebbe un collasso totale. Quindi non è una buona idea quella di andare a mettere mano agli ecosistemi. Cioè, la biodiversità sul pianeta è quella che ci permette di vivere, quella che ci permette di vivere in maniera dignitosa, perché è quella che ci consente di avere tutti i servizi ecosistemici di base. Ecco che la ciclicità, e torno alla risposta, la ciclicità del cambiamento climatico è sempre rimasta all'interno di un range specifico, da meno 0,5 a più 0,5. Noi l'abbiamo spostata addirittura più un grado in 100 anni, mettiamola così, più 1,3 nell'ultimo periodo, perché abbiamo preso ancora qualcosa di più. Stiamo arrivando all'1,5 limite, ma siamo lanciati sulla curva di più 5. Quindi i rischi sono ignoti. Non sappiamo cosa potrebbe capitare alla nostra specie. L'esempio dell'amaca funziona molto bene, secondo me. Sempre Pieraldo chiede: statisticamente si può prevedere quanto tempo ci vorrà prima di rientrare nella normalità climatica se potessimo ridurre il nostro impatto sulla temperatura della Terra? Anche qui, bellissima domanda. Allora, bisognerebbe capire, in primo luogo, in quanto tempo riduciamo il nostro impatto sulla Terra. Nel senso, bisogna considerare due parametri, che sono la neutralità carbonica e le emissioni negative. Che cosa significa? Significa che, come avete visto prima dal ciclo del carbonio, il ciclo del carbonio è un ciclo dinamico, c'è uno scambio di carbonio all'interno della Terra tra tutti gli ecosistemi. Noi abbiamo sbilanciato il ciclo del carbonio, quindi stiamo immettendo in atmosfera più carbonio di quello che il sistema Terra è in grado di riassorbire. Chi è che assorbe il carbonio, per capirci? Il 30% lo fanno le piante, quindi la vegetazione, circa il 20-25% lo fanno gli oceani, e il resto
lo fanno praticamente a livello geologico anche i terreni, le rocce, eccetera, ma in maniera estremamente più lenta. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'anidride carbonica ristagna in atmosfera, per quanto? Per potenzialmente centinaia, se non migliaia di anni. Quindi se noi ad oggi annullassimo completamente la nostra produzione di anidride carbonica, l'anidride carbonica presente in atmosfera rimarrebbe per centinaia di anni. Perché? Perché il sistema Terra non è in grado di riprendere in maniera così rapida l'anidride carbonica che noi abbiamo immesso, perché noi abbiamo ridotto la capacità del sistema di riassorbirla. Cioè immaginatevi una bilancia, da una parte noi aumentiamo l'anidride carbonica, dall'altra parte non stiamo aumentando la capacità del sistema di riassorbirla, ma la stiamo diminuendo, quindi è tutto sbilanciato verso la carbonizzazione. Infatti ad oggi, insieme alle politiche di riforestazione, salvaguardia dei mari, eccetera, si sta pensando a veri e propri progetti di geoingegneria. Quando si parla di geoingegneria si alzano le antenne ai complottisti, eccetera, eccetera. La geoingegneria attualmente è fantascienza ancora, consideriamo questo. Cioè, l'uomo di per sé ha sempre modificato il pianeta Terra, da quando è nato. Cioè, noi, quando abbiamo cominciato a coltivare i terreni, quindi con l'agricoltura, noi abbiamo immediatamente modificato la faccia del pianeta Terra. Noi non potremmo sopravvivere come specie se non modificassimo il nostro ambiente. Il problema è quanto lo modifichiamo al di sopra della sua capacità di reagire in maniera positiva. Ecco. E qui non siamo molto sapiens, siamo passati proprio di là, come si suol dire. Quindi la nostra capacità ad oggi deve essere quella di capire come riassorbire quella anidride carbonica, prima di tutto in maniera naturale, quindi piantando alberi, riforestando e salvaguardando interi territori, eccetera, e poi cercando di capire quali opere di geoingegneria potranno essere possibili da qui a 10, 20, 30, 50 anni per poter rientrare all'interno di valori più consoni alla nostra sopravvivenza. In ballo ci sono tutti i servizi ecosistemici, quindi è una cosa, diciamo che è l'unica strada che noi possiamo fare questa, cioè concentrare tutte le nostre forze sulla salvaguardia del pianeta. Se non c'è il pianeta, non ci siamo noi, non ci sono i nostri progetti, non c'è Marte, non c'è la Luna, non c'è nulla di tutto questo. Ecco, se non ci siamo noi, non c'è nulla di tutto questo. Non è molto intelligente non investire in questo. Possiamo andare a cercare nell'universo tutti i pianeti che ci pare, vero? Ah, sì, per carità. Possiamo anche andare su Marte, ma in realtà quante persone poi alla fine ci andrebbero su Marte? 10, 100, 1000 su 8 miliardi? Un po' pochine, direi. Sempre Pieraldo chiede, è possibile acquistare un forno solare online? Sì, ci sono tanti modelli di forni solari acquistabili online. Io lo sconsiglio vivamente, perché cioè, io da progettista e realizzatore di forni solari sconsiglio di comprarlo. Ma non perché invitiamo Pieraldo alla nostra sì, serata di autocostruzione. Invitiamo la serata di autocostruzione, ma non perché il forno solare di per sé è una tecnologia che deve cercare in tutti i modi di farci recuperare materiale, cioè di dare una seconda vita nobile al materiale che verrebbe scartato, che verrebbe buttato. Invece noi diamo una vita nobile, nel senso che quel materiale lo facciamo o trasformiamo in qualcosa che addirittura cucina il nostro cibo. Quindi io invito a costruirsi il forno solare usando i progetti che già ci sono. Se volete costruire il kimono, i progetti sono online. Se volete costruire il Newton, i progetti sono online. Se volete costruire 300 modelli di forni solari diversi, i progetti sono tutti online, vi do i riferimenti e tutti sono gratuiti. Ecco, mettiamola così. Allora, arrivo. Abbiamo altre domande molto interessanti. Allora, giro questa di Maurizio. Chiede Maurizio come sarà possibile contenere il riscaldamento se l'uso di internet e l'abuso, ad esempio streaming alta definizione, è un assorbimento di energia così elevato? Necessario anche rinunciare al divertimento? Ce lo stanno dimostrando, credo. Questa domanda ho tentato di rispondere durante una conferenza precedente che abbiamo fatto a maggio dello scorso anno, che era proprio Protagonisti del cambiamento, si chiamava. E avevo fatto un'analisi proprio del consumo di energia elettrica di internet, dello streaming e del 5G. Sì, ti direi di sì, nel senso che sembra, cioè, la risposta che do è una risposta che è in controtendenza con quello che è, diciamo così, anche la visione
di internet come sistema, come strumento per poter risolvere il problema. In realtà tutto dipende da come si utilizzano le cose. Per esempio, il fatto che stasera siamo qui in X persone, non so quanti siamo, 20-30 persone. Oltre una sessantina, quasi. Benissimo. Ecco, voi pensate che in questo momento siamo 70 persone, ognuno è a casa sua, non si è dovuto spostare con i mezzi propri, quindi non ha dovuto inquinare, e ha utilizzato la rete per partecipare a una chiacchierata sul clima. Beh, in questo caso abbiamo fatto clima proprio dal punto di vista della chiacchierata, e clima perché non ci siamo spostati, e abbiamo usato in maniera molto intelligente uno strumento che ci ha permesso di incontrarci, seppur solo virtualmente. E l'utilizzo dello streaming è un utilizzo estremamente importante. Noi, per esempio, non abbiamo ancora stime precise di quello che assorbirà dal punto di vista energetico il 5G. Se io posso fare un appunto sul 5G, sempre i complottisti dietro, ricordiamoci, quando si parla di 5G ad oggi, se lo uniamo al discorso vaccini, facciamo esplodere una bomba nucleare. Il 5G ha un problema grosso, secondo me, che è non solo l'impatto dal punto di vista dei materiali, nel senso che sapete che servono tantissime antenne in più rispetto al 4G, perché il sistema di funzionamento del 5G è molto diverso, ma soprattutto servirà tantissima energia in più per farlo funzionare. Bisogna capire se il gioco vale la candela. Per esempio, durante il lockdown c'è stato un aumento incredibile di connessioni attraverso il 4G, si pensava che la rete non reggesse, invece la rete ha retto. Nel senso che con tutte le difficoltà del caso, con la didattica a distanza, Matteo poi è un insegnante, lo sa bene, mia moglie è un insegnante, lo sa bene anche lei, ma con tutte le difficoltà reali che ci sono state, il sistema però ha retto. Quindi la domanda è, ha senso investire su un sistema diverso, che sicuramente avrebbe degli effetti molto più, diciamo così, rapidi dal punto di vista dello scambio di informazioni, eccetera, a fronte però di un aumento enorme dei consumi, cosa che dobbiamo considerare, noi attualmente non possiamo non prendere in esame questo aspetto, piuttosto che il potenziamento di questo sistema. Ora, io non sono un esperto di internet né di cablaggi di questo tipo, però è una domanda che mi pongo. Secondo me la cosa più interessante, la cosa più intelligente come risposta è un uso moderato di ogni cosa è la soluzione, quindi un uso intelligente in questo caso della rete è la migliore soluzione, mettiamola così. Che non vuol dire non usarla, vuol dire usarla per non fare sciocchezze. Ecco. Sempre Pieraldo, in realtà questa era una domanda legata un po' a quella di prima, chiedeva qualcosa se appunto dove acquistare i forni solari eventualmente o se i nostri erano prototipi. Magari raccontaci qualcosa sui tuoi prototipi, ultimi prototipi. Allora, io progetto forni solari dal 2015. Ho progettato tre prototipi nuovi, due di questi sono poi tra l'altro quelli che sono diventati, diciamo così, più famosi di quelli che ho fatto io, sono il Newton Solar Oven con la sezione triangolare che avete visto prima e il Kimono Solar Cooker, quello che poi stanno usando molti soci dell'associazione e quello su cui fondamentalmente è stato realizzato il ricettario che i nuovi soci hanno ricevuto. Questi due forni sono, uno è un kimono e un panel solar cooker, cioè quindi un fornello fatto a pannelli, come avete visto, e l'altro invece è un box solar cooker, cioè un forno fatto a scatola, una scatola molto particolare. Questi due forni sono diventati, con mia grande gioia, sorpresa da una parte, mia grande gioia dall'altra, motivo di studi per l'Università di Ancona, che nell'ultimo anno ha fatto realizzare tre tesi di laurea, due sul Newton Solar Oven e una sul Kimono Solar Cooker, che sta per essere discussa il 23 di febbraio, e sul Newton stanno realizzando una pubblicazione scientifica, questa è stata la sorpresa nella sorpresa, che verrà pubblicata quest'anno, e in pratica tutti questi studi, sia dal punto di vista delle geometrie che delle realizzazioni, che dal punto di vista delle rese termodinamiche, mi stanno permettendo di sviluppare ulteriormente poi altri modelli. I modelli sono tutti open source, vuol dire che i progetti sono gratuiti, li potete scaricare dal sito della Solar Cooker International. Se non sapete dov'è, ve lo diamo noi, non c'è nessun problema, e mi contattate, ve li passo direttamente io in formato PDF, e li potete realizzare con qualsiasi tipo di materiale volete, sono gratuiti.
Diversamente l'acquisto di forni si può fare, ci sono diversi modelli in rete, vi posso dare qualche consiglio sui forni, diciamo così, più performanti, quelli che possono essere più in linea con le vostre necessità. Considerate che i costi di un forno solare, di un panel, quindi come il kimono, si possono aggirare attorno ai 50, 60, 100 euro, mettiamola così. Di un box ad alta potenza possono arrivare anche a 200 euro, di una parabola possono superare ampiamente anche i 300 euro. Dopo uno deve sempre fare le considerazioni, ogni forno ha le sue caratteristiche, che cosa mi serve in realtà, eccetera. Ecco, questa cosa qui noi la trattiamo durante i corsi, oppure se mi volete contattare, poi faccio quanto chiacchiere. Io vi consiglio sempre di costruirveli, sempre gratuitamente. Pieraldo peraltro si è anche presentato e fa parte del gruppo Astrofili Astigiani, che salutiamo, sono i nostri amici. Bene, bene, ottimo, vi useremo, magari vi userò, vi contatterò direttamente io. Ci contatteremo. Allora, Mauro Frisoni scrive: perché non si sta spingendo verso la realizzazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento delle abitazioni? Perché gli impianti geotermici hanno un impatto territoriale non indifferente. Oltretutto i costi di un impianto geotermico sono molto superiori al costo di una installazione di una pompa di calore aria-aria, come quelle che si possono tranquillamente installare in abitazione. Io sto costruendo una casa in legno a Viserba. Avevo pensato di realizzare un impianto geotermico, visto che comunque sia per la realizzazione del basamento ho dovuto realizzare 15 pali da 11 metri, 11 pali da 15 metri e mezzo, e volevo fare un sedicesimo palo, visto che avevo la trivella in cantiere, ma ho fatto un bilancio di conti e alla fine non mi sarei mai ripagato dal punto di vista economico il geotermico con il risparmio energetico. Ho preferito fare 6 kW di fotovoltaico e con pompa di calore, con riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti e pavimento. E in questo modo riesco, attraverso un sistema di gestione del consumo in base alla produzione, ad azzerare i miei consumi per riscaldamento e raffrescamento. La geotermica ha senso quando bisogna fare potenze di un certo tipo. Quindi se io devo fare, per esempio, un capannone industriale o abitazioni di un certo livello, eccetera, allora lo scambio aria-acqua o acqua-acqua può essere sicuramente un vantaggio. I costi sono molto, molto importanti. Sempre Pieraldo dice: da profano, l'uso dei pannelli solari potrebbe diventare un problema per il loro smaltimento in futuro? Allora, distinguiamo il pannello solare e il pannello fotovoltaico. Io penso che Pieraldo intendesse il pannello fotovoltaico. E dunque, per sé, la filiera di smaltimento del fotovoltaico è una filiera che si sta costruendo, meglio, hanno iniziato a costruirla, diciamo, parallelamente alla instaurazione del punto energia, quando nacque Conto Energia nel 2006, e i primi impianti fotovoltaici che andranno in smaltimento, quelli installati nel 2006, devono vivono circa 20-30 anni, quindi devono ancora essere smaltiti, e diciamo che sarà un problema da considerare, nel senso che sì, non tanto per il silicio, che di per sé è un materiale che non impatta, ma per particolari tecnologie come quelle che hanno per esempio il cadmio all'interno, che è un materiale tossico, o comunque sia tutto quello che riguarda il sandwich che permette il materiale fotovoltaico di rimanere isolato dall'ambiente, quindi nelle plastiche, l'alluminio, eccetera, eccetera, ecco, quelle dovranno essere smaltite separatamente e ci vorranno filiere dedicate. Ovviamente sì, è un aspetto da considerare. Non per niente, non abbiamo parlato stasera, nell'indice EROEI, che è l'acronimo di Energy Return on Energy Investment, cioè l'unico parametro con cui si può considerare l'energia, cioè l'energia che in pratica serve a produrre l'energia, mettiamola così proprio in maniera molto banale, che attualmente viene considerata l'energia necessaria allo smaltimento, e per tanti sistemi quell'energia lì ha fatto abbattere l'indice ROE. Però il fotovoltaico è sempre, ha un indice ROE compreso lo smaltimento, ha un indice ROE sempre molto alto, perché la sua vita utile è molto lunga, si può arrivare a 30-40 anni di vita utile di impianto fotovoltaico, quindi per sé è una tecnologia assolutamente insostituibile attualmente. Fabio scrive: la fusione nucleare come fonte energetica è una realtà davvero praticabile? Potrà cambiare lo scenario del futuro? Questo lo vorremmo sapere tutti. Lo vorremmo sapere tutti, perché il nucleare
come quello che conosciamo noi oggi, cioè quello a fissione, è una tecnologia assolutamente da non perseguire. Assolutamente no. Già lo sapevano all'inizio, quando se ne sono resi conto all'inizio, quando hanno cominciato a progettare e costruire. Una tecnologia estremamente difficile, sia da gestire che da smaltire. Avete visto che l'Italia proprio nell'ultimo mese ha trovato dei siti dove stoccare le poche poi scorie nucleari che noi abbiamo a livello nazionale, e già ci sono problematiche a livello territoriale perché nessuno ne vuole. Quindi di per sé quella del nucleare a fissione non è assolutamente bastata. Il nucleare a fusione è una grande scommessa che ad oggi noi non sappiamo se avrà una realtà, ecco, mettiamola così. È chiaro che la fusione è una speranza grande, però i problemi non sono da poco, nel senso che è uno scenario che si crea man mano che la tecnologia procede, che la ricerca procede. È un attrezzo non così semplice da usare, quello della fusione, tant'è che ad oggi ci sono pochissimi esperimenti realizzati, tutti con pochissima energia utile prodotta a fronte di un investimento energetico enorme. Ci sono dei bilanci da dover fare che io non sarei in grado di fare, ovviamente, però in base alle informazioni che si hanno attualmente è una grande scommessa. Se forse è la più grande delle scommesse energetiche che noi abbiamo sulla struttura. Ricordatevi però che la più grande fonte di energia che noi abbiamo, ce l'abbiamo già tra le mani, che è il risparmio energetico. Noi sappiamo che il costo evitato è la cosa migliore in assoluto. Quindi l'energia che noi evitiamo di usare è l'energia più pulita che c'è. Naturalmente. Dunque, direi che non ci sono arrivate altre domande, quindi possiamo anche così invitare coloro che ci hanno seguito anche questa sera, anche alle prossime serate. Ne abbiamo già una mercoledì prossimo, il 3 febbraio, e sarà Daniele Emanuele Chiuri, che è un ingegnere aerospaziale, che ci presenterà un intervento intitolato Missione ESA dietro le quinte, quindi ci racconterà di fatto la sua esperienza ad alcune delle missioni a cui ha avuto la fortuna di partecipare. E anche questa sarà una serata pubblica, quindi saremo sempre qui sul canale YouTube e sul canale Facebook. E poi proseguono i corsi, avremo la seconda serata del corso di astrofisica il 5 febbraio e poi torniamo al corso base il 12 febbraio. Dopodiché, insomma, potete consultare il nostro programma sia sul nostro sito www.astrofilirubicone.it, sia sulla nostra pagina Facebook, sui nostri social. E niente, vi auguriamo una buona notte, un buon proseguimento e speriamo di vederci presto, anche dal vivo. Grazie a tutti. Ciao, grazie davvero Matteo, molto gentile, come sempre. Grazie davvero. Ciao, buonanotte a tutti.